La vita è tanto bella, sai, ma se lo vedi che sapore ha, è tanto, tanto bella, sai, ma manca la serenità. Se il governo cambierà, poco mi importerà, solo la musica mi salverà. Viva la musica, viva la, viva l'amore, viva la musica. Non devi spaventarti per quello che tu senti. Sai prima o poi dovevi affrontarlo per poter capire che cos'è. È una sensazione come un'esplosione che sembra un fulmine, prima bene, poi stai male, poi succede che ti arriva un primo bacio come un brivido, lo rivivi nella mente come un livido. Sembrerà importante e durerà per sempre. Proteggilo come fosse oro e respiralo finché si può. Grandissimi Rossella Ferrari e Renzo Biondi, siamo partiti così oggi. Buongiorno amiche ed amici, viva la musica, buon mercoledì, le nostre linee telefoniche a vostra completa disposizione. La trasmissione di domani è già confezionata, quindi non riusciremo a mettere a foto dediche o altro per domani, ma venerdì, sabato, domenica, anzi sabato l'abbiamo già confezionata. Dobbiamo fare così, sapete che in questo tempo non possiamo essere sempre tutti i giorni in diretta, quindi
quindi dobbiamo un po' costruire le nostre trasmissioni. Spero stiate bene, è tornato il sole dopo quel vento di ieri, insomma giornata un po' particolare, siamo al 15 di aprile e naturalmente il nostro buongiorno a di mezza giornata, o meglio ancora buon pranzo. Se poi avete qualcosa di buono che state cucinando, fate una foto, ce la mandate con WhatsApp. Saluto subito Capitan Mattia da Pontelongo Padova, buongiorno Capitano. Salve, buongiorno a tutti e buongiorno Alberto. Come va? Bene? Sì, in regia tutto a posto. Ecco. In studio? In studio sì, guarda, siamo qua, io ho il computer. E il nostro zio Luciano, come posso dire, virtualmente, sapete che può esserci solo un conduttore, quindi noi ci collegheremo poi con lo zio, sentiamo un po' cosa sta combinando. Intanto i nostri numeri di telefono sono a disposizione, il 392-666-0099 per le vostre foto, ripeto, compleanno, anniversario, quant'altro. Devo dire che oggi avremo anche una bella dedica che di una principessa, una piccola principessa dall'Australia, pensate, quindi insomma viva la musica internazionale, grazie a voi. Allora andiamo con, come sempre, con l'almanacco di mezza giornata, e oggi 15 aprile San Damiano, sacerdote, e non ci sono detti per quanto riguarda il nostro frate indovino, poi noi insomma andiamo a vedere se per caso invece Barbanera ci regala qualcosa, ma così velocemente, anche perché insomma, ho visto che Barbanera ha cambiato un po' la sua app e quindi diventa un po' complicato anche riuscire a trovarla, ma insomma vediamo se riusciamo a... niente, vabbè, ci teniamo questo. Allora, tanta musica tenerci compagnia, le vostre richieste, tra poco vedremo i vostri buongiorno, i compleanni e quant'altro, e allora siamo pronti perché l'orchestra Voice è sul palco per voi. Quanti ricordi dietro me, li segnerò nel diario della vita. E terrò quei vecchi batticuori nel presente mio, di bianco e rosso vestirò. Sarò un angelo per te, sarò un angelo, quella donna che puoi stringere sul cuore, sul cuore. Ma se occorre, come il sole, i tuoi sensi accenderò e piano piano poi li spegnerò. Ascolta e non mi ama, lupo solitario, dove sei? Tu che porti a spasso dentro un sacco i sogni miei, ridammeli se vuoi. È una notte falsa, troppo.
quelle che non sanno, che non sanno. Lupo solitario, cosa fai? Tu che parli spesso dentro al cuore con chi sei, riparlami se vuoi e ascoltami se puoi. Sento qualche cosa che mi brucia dentro, che mi butta via e che non sa che tu, che solo tu mi fai sentire inutile la vita. Sento tutti insieme i brividi del mondo, quella rabbia che mi fa star male, so sento tutti i brividi del mondo. Beh, devo dire, questo remake di Anna Oxa, bellissimo. Allora, attenzione, perché ieri vi abbiamo annunciato ben 4 canzoni nuove, 2 le abbiamo fatte sentire ieri, esattamente la nuova, il nuovo video di Omar Lambertini, e poi abbiamo fatto sentire la D'Animos Band. Oggi le altre 2, come avevamo promesso. La prima arriva tra pochissimo, con uno sfondo di una Venezia molto bella. Siamo noi, l'orchestra Sorriso. Noi che viviamo così, ed ogni giorno è una prova, quello che stiamo vivendo è solo tanta paura. Il mondo è fatto così, ma non dobbiamo mollare, stiamo più uniti che mai, è la forza che in noi ora ci aiuta. Siamo noi, siamo noi, siamo quelli col sole nell'anima, siamo la voglia di vivere, noi che crediamo all'amore e alla felicità.
città. Beh, ma un bel applauso, siamo noi, complimenti all'Orchestra Sorriso, devo dire queste belle produzioni legate anche a questo momento di vita che entrerà nelle pagine di storia. Io mi auguro veramente che poi non si ripeterà, anche se abbiamo visto che le pandemie non è la prima volta che succede, probabilmente non pensavamo di essere così impreparati di fronte a un problema di questo tipo. Allora, intanto, per la serie Nuovi Amici, Nuove Amiche che ci scrivono per la prima volta, e questo non vuol dire che magari non seguisse la trasmissione, ma che sentiamo noi per la prima volta, lo vediamo dai WhatsApp, naturalmente, che non sono memorizzati, e quindi diamo il benvenuto a Renato da Marostica, che ieri ci aveva scritto, e a Elisa da Villa del Conte con tutta la famiglia, che poi festeggeremo. Prego, musica, musica, musica. Aggiungiamo posto a tavola. L'allegria, molto bene. Un po' di allegria che ci fa bene. Grazie quindi a tutte le persone, non sempre riusciamo a farlo, ma insomma quando riusciamo, quelle prime, le persone che per la prima volta ci scrivono. Aggiungiamo un posto a tavola, la grande tavola di Viva la Musica, per tutti Daniele Cordani.
Bene, bene, bene. Allora un grande abbraccio al CIDE di Stoner, che saluto, e anche Chiara di Arzerello, anche loro, insomma, anche Chiara aggiungiamo un po' sta tavola, ma idealmente, perché adesso andiamo molto velocemente e aggiungiamo così al volo, cara Chiara. Allora, grazie anche alle orchestre che da casa così hanno voglia di cimentarsi, anche se l'umore non è sempre dei migliori, ma questo è comprensibile, visto che nelle categorie degli artisti si parla poco, ma è dal 21 febbraio che sono fermi, e chissà ancora per quanto, mi auguro il meno possibile. Allora, grazie al trio Crepaldi, con Alberto Crepaldi che dal giardino di casa ci regala questa canzone. Ciao amici di Telechiara, con questa bella giornata di sole la Crepaldi Band vuole abbracciarvi tutti e vorrei fare un inno alla vita insieme a voi, molto qui in maniera semplice nel giardino di casa. La vita, la vita. Quanti giorni vuoti, quanti giorni tristi, questa nostra vita. Quante delusioni, quante inutili passioni della vita. Quante volte abbiamo detto basta, hai disprezzato questa vita. Questa vita, la vita, più bello della vita non c'è niente, e forse tanta gente non lo sa, non lo sa. Un senso di paura della vita, anche se ci sono tante cose che non vanno della vita, ma che cosa pretendiamo, cosa ci aspettiamo dalla vita? Quasi mai, ah, la vita.
Beh, devo dire, la voce anche in giardino, la voce del nostro Alberto Crepaldi è sempre potente. Grazie per questo regalo, naturalmente, a tutto il nostro pubblico, a tutti noi. Allora, prima di sentire l'orchestra in canto, in quella che è stata la loro serata debutto, andiamo con i nostri e i vostri buongiorno. Buongiorno. Allora, guarda qua, che belle margherite dedicate a tutte voi, amiche del nostro Manuel Di Asolo. Un piacere rivedervi, grazie. E poi Giuseppe e Giancarla di Due Carrare, questa nuova giornata possa iniziare con la forza, il coraggio e la speranza nel cuore. Buongiorno Italia, buongiorno da Umberto, verranno sorrisi migliori, momenti migliori e giorni migliori. E poi Silvana, buongiorno alla forza che non sapevamo di avere, buon mercoledì. Eh beh, insomma, un po' di fortuna non fa mai male, grazie Ross, e saluto anche tutto il resto della family, buongiorno. E poi Roberto, grazie Roberto, come sempre San Pietro di Minario, voglio solo lasciarti un saluto, ma lo faccio con il cuore, buongiorno. E poi orienta i gesti semplici, affettuosi e sinceri, non passano mai di moda, buon mercoledì. Monica, che voglia di arrivare al momento in cui diremo te lo ricordi coronavirus, ma ti ricordi che non si poteva neppure uscire? Ecco, io voglio solo arrivare al prima possibile quel giorno, e per questo dobbiamo stare molto attenti. Marina, naturalmente, ricordiamo, siamo un po' come i fiori, a volte chiniamo la testa e tutto sembra perduto, ma basta un raggio di sole e qualche goccia di gioia per tornare a colorare la vita, buona giornata. Maria Luisa, abbraccio virtuale in arrivo, andrà tutto bene col nostro Snoopy, buongiorno. E anche Maria Cristina, buongiorno, sempre un piacere quando ogni mattina bussa alla porta del mio cuore la dolcezza della tua amicizia. E poi vai, bisogna tenersi in forma, Mary la Riviera del Brenta, sicuramente ce la faremo anche oggi, buongiorno, buongiorno Isolina, ecco, spero che il sole porti un po' di speranza nel cuore di tutti, buongiorno, lo troveremo ancora questo. Giuliana, con questo bellissimo albero, buongiorno e serena giornata. Gabriella, buon mercoledì. Carla, dobbiamo accettare che tutto cambi, le persone, le situazioni, i sentimenti, la vita, e dobbiamo accettarlo come un albero fa con il vento, piegandosi ma non spezzandosi. Oh, mantenere le distanze o vi tirano il collo. Grazie a Guerrino e Giovanna di Anguillara che dice ci teniamo alle regole. Eccolo qua, l'abbiamo visto, verranno momenti migliori, Ornella di Arzignano. Caffettino, un secchio, grazie, buon mercoledì. Elvira, Roberto di Godardere. Oh, la nostra Giovanna di Due Carrare, buona giornata. Anche se non posso uscire di casa, posso sempre mandarti il mio buongiornissimo, la nostra Concita. Arianna ci ricorda, uscita, la prima uscita con le amiche dopo la quarantena. Insomma, ci ridiamo, insomma, simpatica questa foto. E poi Antonella, buongiorno, abbi cura di te in ogni momento, anche quando tutto sembra difficile. Amedeo, buongiorno, sarà un periodo di paura, ma lo contageremo con tanto coraggio. La nostra Alma che firma, viva la musica, un dolce buongiorno a tutti. E Adriano, un saluto del mattino, si dà alle persone speciali, lo do a voi con tutto il cuore, buongiorno. Grazie, grazie amici, un bel applauso e l'orchestra in canto per voi. L'uomo dell'amica mia, non dobbiamo scordarlo, non mi guardare come fai, non mi pensare come sai, tu non devi farlo, per lei sei tutto quel che ha. Ma solo un amico in più, per te una voglia in più che hai, un'avventura poi da cui scappare via finché lo può. Dipende se da me ci penserai. Potresti anche tradirmi, fare male
mente fa dei cerchi strani. Prima carezzi il viso suo, poi le tue mani su di me. Ci vediamo domani, ma come fai a dividere un sentimento? Amore, tu non sai cos'è. Dipendesse da me, ci penserai prima di amarti. Dipendesse da me, so che potrei. Bene, l'orchestra Incanto, e come d'incanto ci colleghiamo con la casa di zio Luciano, mi sembra come casa Vianello. Pronto? Sì, non è la casa del grande fratello, ma più o meno. Buongiorno Alberto, buongiorno Mattia. Non fai con i piedi come, non c'è come Sandra Mondaini, casa Vianello, che barba, che noia, Vianello. Che noia, che barba. che noia, che barba, no, non bisogna farsi prendere dalla noia della barba. No. La barba io ce l'ho, però la noia non deve entrare in casa, sennò è infinita. Bisogna tenere duro, dai, ancora per fino al 3 maggio, poi insomma speriamo che le cose stiano andando meglio, quindi piano piano ci riappropriamo un po' della nostra libertà. Dove ti troviamo, zio? Sei davanti alla televisione? Sei in giardino? Dove sei? Sono in ufficio in questo momento. In ufficio? Sono davanti al computer, mi sto guardando. Ho visto la canzone dell'Orchestra Sorriso, che parla è proprio in tema per questo periodo, giusto? Molto bella, sì, molto bella, come altre che abbiamo visto dedicate a questo momento. Senti la musica che ha trovato il nostro capitano. Senti. Sentiamo. Senti. Casa Vianello. Va bene, d'altronde, insomma, una scenetta indimenticabile, quelle di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Va bene, tu zio, niente, non pranzi, quindi non ci puoi dare nessun tipo di indicazione, giusto? L'unica indicazione è che stiamo bene, sì. E che questo è importante, e sopravviviamo. Ecco, allora, guarda, visto che tu non ci dai indicazioni, noi così ti offriamo questo piatto virtuale che ci manda la nostra campionessa Patrizia. Vediamo. Tortellini, speck, eccolo qua, panna e speck. Il caso di Patrizia non manca niente. No. È una buona costaia. Non è male, se ne avanza un po', stasera scaldati appena, così, sono buoni, Niente male, niente male, dato che... perché qua bisogna risparmiare, sì. Va bene, caro zio, allora un saluto come sempre dallo zio a tutte le orchestre, a tutti voi a casa. Un saluto doveroso a tutti quanti, immancabilmente, tanti li sento continuamente, perciò un bel saluto, un abbraccio, eccoli qua, buoni, buoni, buoni. Sì, li hai visti. Buoni. Bene.
E tra poco, prima del subito dopo la prossima canzone, vedremo le foto del compleanno e c'è il nuovo video della Favaro Band che è Strawberry Wine. Certo, è in mezzo a un bel vigneto. Un bel vigneto, dai, ci torneremo sì. Tra poco. Un abbraccio a tutti, zio, ci sentiamo venerdì, un abbraccio. Saluto Mattia, saluto. Ciao, ciao, grazie zio. Nuovo video, grazie. Favaro Band, Strawberry Wine. He was working through college on my grandpa's farm. I was thirsting for knowledge, and he had a car. Yeah, I was caught somewhere between a woman and a child. When war is the summer, we find love growing wild. On the banks of the river, on a well-beaten path, it's funny how those memories, they last. Let's draw berry wine in 17, the hot July. Remember when 15 was on, my biggest fear was September, when he had to go. A few girls and letters and one long distance call, we drifted away like the leaves in the fall. But year after year I come back to this place just to remember the taste of strawberry wine in 17, the hot July moon. So everything, my favorite. Touch. Is it really him or the lost of my innocence? I've been missing so much. Hey, hey, hey. Like strawberry wine, 17, the hot July moon. So everything, my third taste of love, love is sweet, ring of the vine, like strawberry like strawberry wine.
Beh, un bel brindisi e un grande brindisi lo facciamo anche con Luigi di Cividale del Friuli. È il Friul che vi saluta tutti, ci saluta, saluta lo zio naturalmente, un grande abbraccio. Allora, attenzione, se state scrivendo messaggi con WhatsApp e vi dà numero inesistente, non preoccupatevi, no, è oggi WhatsApp che dà problemi, insomma lo sto ricaricando, ogni tanto parte, poi quindi non, è tutto giusto e cerchiamo, se è per oggi, cerchiamo di riuscire a mandare le foto entro oggi. Allora, intanto velocissimamente grazie anche a Maria di Chions, ce la faremo anche oggi, grazie a Maria Donatella di Monselice che ci fa i complimenti per la trasmissione, grazie a te, vediamo se riusciamo a farti sentire Omar. Mattia ci manda, non so cosa sono, lenticchie, fagioli, molto buoni. E Monica, buon mercoledì, gruppo, e poi buongiorno a tutti, buongiorno a con i colori e l'arcobaleno, ci rimanda Paola, Patrizia che vi ho mostrato, che ci saluta con Bruno, e Alvaro dalla provincia di Pordenone. Se inizi la giornata con un sorriso è tutta un'altra musica, buongiorno. Mi pare Alvaro, forse è la prima volta che ci scrive, quindi un aggiungi un posto a tavola anche per Alvaro. Ok, grazie. Torneremo ad abbracciarci, sarà bellissimo, Ivana e Fernando, ti amiamo Italia. E allora, attenzione, perché sono 48 anni di vita assieme. Auguri dai figli Tatiana, Davide, i nipoti Riccardo, Elisabetta e Marta, il genero Andrea e la nuora Mara. Complimenti amici, eccoli qua in quel giorno, bellissimi e bellissimi anche oggi, veramente straordinari. Auguri, 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 auguri. Auguroni. Ecco, una cosa importante, poi magari se riusciamo, se me lo scrivete, anche il nome dei festeggiati. E poi, attenzione, allora, tantissimi auguri a Bruno per i suoi 85 anni, il mio grande e unico amore. Da Julie, che qui vediamo in gondola, bellissima, splendida foto. E poi auguroni di buon compleanno a Valentina, da Laura, Pietro, Mauro, il marito Federico e dai suoceri. Eccola qua con questi tre bei ragazzi. E oh, caspita, un attimo solo che il nostro cowboy, che era, non era per oggi, insomma, ma siccome è per tutto l'anno, e quindi festeggiamo i 70 anni di compleanno di Zanchin Genesio, di Villa del Conte, dalla moglie Nadia, che lo adora, e le figlie Moira e Sara. Festeggeremo anche i 200 anni e devo dire proprio all'impostazione da cowboy. E poi compie 6 anni Camilla, tantissimi auguri, buon compleanno da mamma, papà, dai nonni, cuginetta Vittoria. E zii, e poi insomma era è per domani, ma facciamo intanto gli auguri oggi, li faremo anche venerdì. Auguri alla nonna Adriana, domani compie i suoi 78 anni, dai nipoti, figli, generi, eccola qua questa bella signora. E poi tanti auguri, buon compleanno a Riccardo Smania, 9 anni dal papà, dalla nonna, dagli zii Elisa, Manuel, Dennis, Monica, le cugine Dalia, Vanessa, Melissa e zii Bruno e Paola. Auguroni caro il nostro Riccardo Smania. E poi auguri a Brunetta per i suoi 71 anni dal marito e dai figli e dai 9 nipoti, eccola qua. Vediamo Marostica Summer Festival nella bellissima Marostica. E pensate, dall'Australia un bacio ai nonni, ai bisnonni, ai zii, ai cugini e all'angelo che mi protegge. È la vostra Chanel dall'Australia che scrive con i genitori, insomma devo dire bellissimo, è emozionante, ecco, pensare. E vi ricordo che si può seguire la trasmissione in tutto il mondo in streaming sul sito vivalamusica.it. È chiaro che in Australia in questo momento, poi bisogna vedere anche dove, il fuso orario è completamente diverso. Bene, grazie, io regalerei una bella canzone a tutti prima di parlarvi di Io Sorrido, e lo facciamo con Marco e Niagara, ci avevate chiesto per uno dei compleanni, eccolo qua Marco e Niagara. Sei come tanti petali di un fiore che sanno rallegrare chi sta vicino a te. Sei come l'aria calda primavera, l'ebbrezza della sera, sei tutta la mia vita. Risplendi più di quanto faccia il sole, donandomi un sorriso riflesso sul mio viso. E come l'acqua del mare ti lascia accarezzare seduta accanto a me. Mi piaci veramente, te lo giuro, mi piaci veramente.
io non immaginavo, nemmeno ci credevo. Mi piaci veramente, te lo giuro, sei sempre più importante. È bello far l'amore se lo faccio insieme a te. Brava, 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 brava. Sei luce che risplende in mezzo al cielo e non mi sembra vero che sei vicino a me. Sei l'aria che respiro tutto il giorno, non chiedi nulla in cambio, ti basta un mio sorriso. Il fuoco che riscalda questo cuore, un vento di passione, le notti a far l'amore. E come l'acqua del mare ti lascia accarezzare seduta accanto a me. Mi piaci veramente, te lo giuro, mi piaci veramente. Io non immaginavo, nemmeno ci credevo. Mi piaci veramente, te lo giuro, sei sempre più importante. È bello far l'amore se lo faccio insieme a te. Mi piaci veramente, te lo giuro, mi piaci veramente. Mi piaci veramente. Grazie Miami. Mi piaci veramente, te lo giuro, sei sempre più importante. Se lo faccio insieme a te, è bello far l'amore, se lo faccio insieme a te. Mi piaci veramente, allora volevo ricordarvi che chi festeggia 48 anni di matrimonio sono Rino e Raffaella di Ponzano Veneto. Auguri, auguri, auguri. Molto bene, molto bene. Grazie, grazie di cuore. La clinica Io Sorrido per tutte le urgenze, mi auguro non ce ne siano mai, me invece ce ne sono, lo sappiamo, e quindi è bene avere un numero di riferimento che possa servirci, facilmente raggiungibile dalla provincia di Padova, Rovigo comunque, insomma, perché sono, se arriva a Padova c'è la tangenziale, la strada del Santo, e comunque da Venezia, da Treviso, da Vicenza sono in un punto strategico veramente, poi vicinissimi all'uscita della tangenziale della strada via del Santo, che è a Borgorico, quindi insomma, che indica Borgorico, quindi veramente facile, facile, facile. Allora, grande staff, grande professionalità, grande umanità, grande accoglienza, devo dire, ci si sente veramente accolti in una maniera straordinaria. Il calore è abbinato invece alle grandi tecnologie, a tutti gli ultimi ritrovati all'attacco interna, a un laboratorio che hanno loro, che è attaccato proprio alla clinica, dove, che è, come posso dire, associato alla clinica, dove vengono fatti anche le protesi, anche con le ultime tecnologie delle stampanti laser in 3D, quindi i denti che ci sono perfetti, ho visto delle cose incredibili, con il colore, con le dimensioni, quindi non si va a tentativi, perché la stampante 3D, grazie ai dati che vengono messi, viene riproposto il nostro dente, ecco come madre natura ce l'aveva fatto. Tantissime tipi di soluzioni, dalla cura dei denti naturalmente, all'igiene dei denti, alle cure che servono per il mantenimento, fino all'implantologia, con il dottor Andrea Rosso, che è il direttore di questa clinica. Grazie alla clinica Io Sorrido, ci vediamo tra poco per l'ultima parte della trasmissione. Avete perso i vostri denti o siete stanchi della dentiera? Con l'esperienza e le nuove tecniche implantologiche, posizionando 4 o 6 impianti, in poche sedute e in assenza completa di dolore, si può avere una soluzione definitiva per tornare a sorridere. 30 anni di esperienza, 5.000 casi risolti, 20 unità operative, 8 ambulatori e una sala chirurgica. A Borgorico, Padova, in via Marconi. Clinica Io Sorrido. Dà valori al tuo sorriso.
La sera scende già, la notte impazzirò. In fondo agli occhi tuoi bruciano i miei. Un amore così grande. Noi un silenzio breve, poi la bocca tua si accende un'altra volta. Breve poi la bocca tua si accende un'altra volta. Bene, bene, con questa bella canzone, con questa bella voce, Yolanda Band, saluto Mino naturalmente, domani ci sarà Omar e vi ricordo un'altra cosa importante, le fotografie per domenica, perché sabato l'abbiamo già confezionata, per domenica, lunedì, martedì, insomma, pensateci, compleanni, anniversario o altro, organizzatevi, 392-666-0099, fateci mandare le fotografie così ce le abbiamo in tempo, anche nelle trasmissioni che confezioniamo riusciamo a mettere dentro quindi i vostri auguri e questo per noi è molto importante. Andiamo a salutare velocemente, intanto grazie a Paola Di Rovigo, Ardeolana, altro amore in giro, insomma vabbè, è il gatto che guarda fuori, vabbè, per ricordarci che anche se facciamo fatica dobbiamo stare a casa, Comunque è arrivata la mia età, tutto mi sarei immaginato tranne che uscire di casa con la giustificazione, ce lo dice Alma. Questo è un plum cake al cioccolato fondente, ce lo manda Ornella di Arzignano. Auguroni ancora naturalmente per questi 48 anni di vita assieme, bellissima naturalmente, Raffaella e Rino di Ponzano Veneto con tutta la loro famiglia e genero, i figli, i nipoti. E poi auguri ancora a Bruno da Giuli per i suoi 85 anni, il mio unico grande amore, bellissimo. E auguroni a Valentina, da Laura, Pietro, Mauro, il marito Federico e dei suoceri, al nostro Genesio Zanchi, il nostro cowboy di Villa del Conte, 70 anni, auguroni, dalla moglie Nadia a tutta la famiglia, la nostra splendida Camilla per i suoi 6 anni e poi domani festeggerà la grande i suoi, oh scusatemi, i suoi 78 anni, nonna Adriana, eccola qua, naturalmente con i nipoti, figli, generi. E poi Riccardo Smania, 9 anni, al nostro giovanotto, dalla nonna, zia, Elisa e tutte le, insomma, tutti i cugini, tutti i familiari. Auguroni anche a Brunetta per i suoi 71 anni, naturalmente, dai figli e nipoti. E dall'Australia un bacio ai nonni, bisnonni, cugini e all'angelo che mi protegge, la vostra Chanel, bellissima, devo dire. Guardate che è principessa. Va bene, con Capitan Mattia noi ci ritroviamo, domani ci siamo, ma è già confezionata la trasmissione, ci ritroviamo venerdì con la diretta, grazie a tutti voi, grazie Capitan Mattia, Marco il Clan, viva la musica! Le scrivo illustre presidente, sono un semplice cantante che ogni sera per le piazze si guadagna da campare. Un lavoro normalmente giudicato pari a niente, le assicuro qui però c'è proprio tanto da imparare. Lo fai solo per passione, non ti puoi certo arricchire, qui ti devi accontentare, solo il cuore a guadagnare. È l'affetto della gente, nella vita l'importante, un applauso, un sorriso non si possono ripagare.
Ogni giorno, presidente, vedo sempre più distante l'esigenza della gente, quanto in cambio le si dà. Il reale, l'evidente, si cancella o si confonde con inutili parole, vergognose ambiguità. Resta solo l'amarezza e questa nebbia d'incertezza su di un viaggio nel domani fatto di difficoltà. L'italiano che in passato ha sofferto e tanto ha dato non pensava certo a questa libertà. Le assicuro, presidente, qui c'è tanta brava gente che di poco s'accontenta e di pretese non ne ha. Pensa solo ad un futuro, ai propri figli, ad un lavoro, a una vita più serena con un po' di dignità. In questo mare di tempesta che spesso fa perdere la testa c'è una barca che ha bisogno di una ferma autorità. Al timone la giustizia, sulle carte l'eguaglianza e una stella da seguire che si chiama onestà. La saluto, presidente, la saluta la mia gente, non ci resta solamente che sperare. Continuiamo col dovere di italiani che l'Italia sanno amare. Lai, 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 lai.